due rimorchiatori non bastano, non servono a niente. Due rimorchiatori sono solo un fronzolo estetico. Infatti si è rotto il cavo e oggi abbiamo rischiato i morti in laguna. Per fortuna ci sono solo due o tre feriti, oggi abbiamo rischiato i morti. Il Comitato No Grandi Navi da 6 anni dice che non vuole che questo accada, che bisogna intervenire prima che succeda un'altra tragedia come quella del Giglio. Qual è la risposta del Comitato No Grandi Navi? Noi continueremo, accelereremo la nostra mobilitazione. Sabato prossimo faremo un grande corteo di cittadini di veneziani a difesa della nostra salute, della nostra sicurezza, quella vera, e alle ore 16 dalle zattere partiremo in corteo, attraverseremo la città per ribadire ancora una volta che adesso basta, non se ne può più, queste navi devono uscire dalla laguna subito. Di chi è la responsabilità di questo incidente secondo voi? La responsabilità di questo incidente è in primo luogo di chi ha il potere di decidere, che per anni ci ha preso in giro e non ha fatto niente, a partire dai vari ministeri dell'ambiente, dei trasporti. Adesso abbiamo addirittura quel personaggio di Toninelli che ha preso anche dei voti in questa città, cavalcando diciamo l'indignazione per il passaggio delle navi da crociera, che non fa niente. La responsabilità è del comune, la responsabilità è del presidente dell'autorità portuale, della VTP, di tutta quella catena di comando della capitaneria di porto, di tutta quella catena di comando che ha aspettato la tragedia sfiorata, che aspetta sempre, come in questo paese succede, che avvenga il disastro, il malanno, l'incidente, il morto. Di loro è la responsabilità. In secondo luogo la responsabilità è di tutte quelle multinazionali finanziarie che sono la Costa Crociere, l'MSC, la Compagnia degli Armatori, tutti quelli che speculano e guadagnano miliardi vendendo a questa forma di turismo così invadente, così stupida, così arrogante, la città più bella del mondo, che guarda caso è anche la nostra città, dove abbiamo le nostre case, dove cresciamo i nostri figli, dove abbiamo la nostra vita. Ecco, la nostra vita, la nostra città è più importante della speculazione finanziaria di queste compagnie armatoriali, e la politica, chi ha il potere di decidere, ha la responsabilità di essersi venduto, di essersi prostrato in questi anni agli interessi finanziari di pochi. Ecco. Il comune però adesso dice basta con le grandi navi in bacino di San Marco, apriamo il canale Vittorio Emanuele, facciamole transitare da lì. Voi cosa dite? Il comune è, il sindaco Brugnaro è un buffone. Per anni ha fatto propaganda elettorali pro navi, per anni ha detto che andava benissimo così, ha detto che non c'era alcun problema per la sicurezza e per la salvaguardia della nostra città. Il canale Vittorio Emanuele, lo scavo del canale Vittorio Emanuele aggraverebbe la situazione, e Brugnaro lo sa e mente. Il canale Vittorio Emanuele provocherebbe solo un giro di 30 km all'interno della laguna, perché dovrebbe entrare, le navi dovrebbero entrare da un'altra bocca di porto, da Malamocco, attraversare tutta Porto Marghera. Chiederei al sindaco come fa ad aggirare la normativa Seveso, per esempio, quindi le navi passerebbero a pochi metri dagli impianti petrolchimici e di stoccaggio chimico tra i più pericolosi che ci sono in Italia e in Europa, e poi dovrebbe arrivare esattamente qui dove è successo l'incidente questa mattina. Quindi cosa cambia? Cosa cambierebbe col canale Vittorio Emanuele? L'incidente comunque, le navi arriverebbero qua nella stessa identica maniera, quindi il canale Vittorio Emanuele è solo un danno in più, è solo un altro scavo in più. Tra l'altro c'è un dettaglio che si chiama legge speciale per Venezia che vieta scavi nella laguna, quindi il sindaco, prima di sparare queste scemenze, dovrebbe sapere che ci sono almeno due normative, quindi la legge speciale per Venezia e la normativa Seveso, che impedisce tra l'altro di scavare il Vittorio Emanuele. Il Vittorio Emanuele non è una soluzione. Venezia è una città troppo piccola, troppo fragile, troppo delicata, troppo da tutelare per permettere che questi mostri galleggianti entrino a Venezia. L'unica soluzione è tenerle fuori dalla laguna, e in laguna entrano solo barche, scafi compatibili con la città medievale che viviamo. Non c'è trucco, non c'è giro alternativo, non c'è sotterfugio. Questi mostri sono troppo grandi per Venezia, appunto, devono stare fuori. Dentro la città deve entrare solo navi compatibili, solo scavi che non distruggono e mettono a repentaglio la sicurezza della città. Fuori le navi dalla laguna!